Ciao a tutti ragazzi e ragazze, in questo video voglio parlare di un piccolo esperimento che ho fatto la settimana passata. Come avrete già letto dal titolo, mi sono, tra virgolette, imposta di scrivere per 7 giorni consecutivi. Come sapete, io amo scrivere, come forse sapete, ho scritto un libro e ovviamente le promo le posso già iniziare in questo modo. Vi lascio giù i link Amazon e IBS del mio libro, Alma, e se vi mostro anche la copertina. Davanti è questa, ovviamente. Troverete gratuitamente su internet le prime 20 pagine del mio testo, quindi se siete curiosi potete leggere queste pagine e se sarete ancora curiosi, finite le 20 pagine, potrete prendere questa versione cartacea ma anche ebook e quindi avrete tutte le possibilità di questo mondo. Io dico sempre all'inizio del video, controllate giù nell'info box perché troverete tutti i link che possono esservi utili, che vi possono incuriosire, questo qua in primis, sempre e comunque, però metto anche magari la pagina Facebook, la pagina Instagram e a volte metto anche i link di ciò che parlo, ciò di cui parlo nei video. Però queste sono promo un po' strane, un po' complicate, rese complicate dalla mia follia di inizio video. Comunque il più importante l'ho detto e posso continuare a parlare di quello che stavo parlando prima. Come stavo dicendo, amo scrivere da sempre, da che ho memoria io scrivo qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Ho scritto molti racconti, qualche romanzo, ma ovviamente cose che sono rimaste fra me e me, molto personali e che hanno letto pochissime persone. Però mi rendo conto che è una cosa particolarmente mia, che tendo a scrivere molto durante le stagioni invernali, autunnali, quelle fredde, e quando invece arriva il bel tempo tendo a, non lo so, è come se l'ispirazione in qualche modo sfumasse e si allontanasse tantissimo da me. Ho scritto ancora, dopo aver scritto il libro Alma, sono andata avanti perché per me, lo dico, è impossibile fermarmi del tutto. La mia mente cerca sempre comunque di creare storie e io le butto giù in una maniera o nell'altra. Però mi sono accorta che proprio in quest'ultimo periodo ho scritto veramente veramente poco. E quindi ho fatto così, ho filmato me stessa per una settimana e ho un po' segnato qualche appunto di come è andata la settimana in cui mi sono imposta a scrivere perlomeno qualcosa. Non volevo ovviamente dover scrivere tutti i giorni qualcosa per forza o tanto per forza, che fossero solamente poche righe o un qualcosa, un abbozzo di idea, qualcosa che comunque mi portasse avanti, mi facesse fare un passo avanti. Io direi, incominciamo subito, voglio insomma farvi una sintesi giorno per giorno di come è andata. Ho scritto un bel po', devo dire, non mi è andata male, ho scritto solo al mattino perché, aperta e chiusa parentesi, tendo a scrivere molto di più al mattino rispetto al pomeriggio. Ho scritto al computer e sono anche riuscita ad andare avanti abbastanza bene la scena che avevo interrotto per l'appunto qualche settimana prima. In pratica c'era questa sorta di preparazione descrittiva ad un dialogo che stavo preparando e che mi aveva un po' bloccato precedentemente. Diciamo che la cosa più difficile che ho notato è stata proprio l'iniziare, perché quando non viene spontaneo da me comunque scrivere, molto spesso proprio sono le primissime parole che rendono il tutto più complicato, e una volta che invece inizio, solitamente qualcosa comunque riesco a scrivere. Quindi devo dire che lunedì è andato abbastanza bene. Sono andata avanti e ho scritto anche come secondo giorno abbastanza, parliamo di quantità. Ho scritto la prima parte del dialogo di cui vi parlavo prima, e però mi sono fermata perché praticamente mi sono resa conto che nello scrivere, quindi nel proseguire con la stesura di quello che avevo in testa, la scena stava diventando un po' troppo romantica per i miei gusti. Io prevalentemente amo scrivere di sentimenti, comunque di relazioni, che siano d'amore, che siano d'amicizia, che siano di odio, di qualsiasi tipo. Amo scrivere, parlare e sviscerare i sentimenti e tutto ciò che una persona prova. Però proprio per questo motivo cerco sempre di non risultare troppo ovvia.
di non far diventare quella scena troppo zuccherosa, troppo romantica, perché l'amore è bellissimo, mi piace tantissimo scrivere questo argomento, ma cerco sempre di prendere magari qualche dettaglio che non sia troppo ovvio. E proprio quel martedì mi sono resa conto che stava diventando troppo ovvio, descrizioni troppo scontate, e quindi mi sono fermata quando ho visto questa cosa. È stato, diciamo, il giorno che ha avuto più sorprese per me. Ho scritto ancora al mattino, se non vado errata, e per la prima volta, il terzo giorno, ho scritto a mano. L'idea di accendere il computer, di scrivere al computer, non ne avevo minimamente voglia, quindi l'ho lasciato spento e ho scritto a mano. Fortunatamente, diciamo che ho fatto così, perché nonostante avessi iniziato con più malavoglia, forse perché incominciano a farsi sentire un po' le imposizioni che mi ero fatta a me stessa per questa challenge, ho scritto bene, perlomeno ho scritto qualcosa che mi è piaciuto, e mi sono anche sbloccata da quel discorso che facevo poco fa sulla questione del romanticismo, quindi sono riuscita a proseguire, a scrivere anche abbastanza, e scrivo qualcosa che comunque mi piacesse, quindi un bel thumbs up per mercoledì, per il terzo giorno che è iniziato mentalmente veramente male, ma che invece poi è risultato essere uno dei giorni più prolifici, più succosi dal punto di vista quantitativo. Giovedì è stato il quarto giorno e già sapevo, come tutte le settimane, ho degli impegni imprescindibili il giovedì mattina, e quindi ho dovuto posticipare e scrivere pomeriggio. Come volevassi dimostrare, questo si è sentito molto, perché ero più sconcentrata, ho scritto veramente poco, ho scritto ancora a mano, però non mi ha fatto veramente impazzire come giornata. Io lo so, conoscendomi, mi piace svegliarmi e dopo aver fatto colazione mettermi a scrivere, perché la mattina per me ha veramente l'oro in bocca, e il pomeriggio invece, tra le cose che ho fatto la mattina e altre cose che devo fare dopo, mi sono sentita talmente tanto costretta a fare questa cosa che l'ho fatta per pochissimi minuti, però comunque ben venga, ho detto che era questo l'esperimento, vedere come lavorava il mio cervello sotto un obbligo, sempre tra virgolette, perché è una challenge, però comunque non è una cosa che mi pesa scrivere, anche se devo dire che purtroppo si è visto che non ho scritto, si è visto, no, perché rimane ancora fra me e me, però non ho scritto nulla di veramente positivo, possiamo dire. Venerdì è stata un'altra giornata molto strana, perché mi sono ritrovata al mattino a continuare a procrastinare all'idea di dover scrivere, insomma. Ho scritto ancora a mano, cosa che non mi dispiace sinceramente di tanto fare, e però ho scritto anche qua poco, ho scritto male, mi sono resa conto che dopo aver iniziato abbastanza bene, ho fatto i primi tre giorni veramente bene di scrittura, il quarto e il quinto sono andati un po' così, insomma, non proprio positivi. E quindi per il sabato e la domenica ho fatto un'altra cosa. Sabato e la domenica invece, quindi il weekend pieno, quindi dove c'è tutta la gente a casa, ci sono un sacco di cose da fare nonostante la gente dovrebbe essere in vacanza, possiamo dire,
ho deciso di scrivere non la mia storia, quella che stavo insomma continuando, ma di prendere in mano un libro molto molto interessante che si chiama 642 cose da scrivere e ho utilizzato questo pretesto, diciamo. Il libro in questione è questo, e praticamente, già come dice il titolo, ha 642 idee, 642 spunti da cui voi partite per scrivere un qualcosa. Essendo stato per me una challenge di scrittura, questa qua in questa settimana, mi sono detta: se proprio non riesco, visto negli ultimi giorni la difficoltà nel scrivere, nel continuare a scrivere la mia storia, voglio continuare comunque a esercitarmi, ad allenarmi alla scrittura, e l'ho fatto attraverso questo testo. Cosa che mi è piaciuta molto, questa parentesi del weekend mi ha divertito un sacco, ho comunque preso in mano altri discorsi, altri ragionamenti, e per chiunque ami scrivere, questo è un libro che io consiglio perché è veramente veramente interessante. Comunque sì, ho fatto un po' questo cambio per i 2 giorni del weekend. Già arrivati all'ultimo giorno, lunedì, devo dire che non è andata male. Lunedì ho scritto ancora a mano, mi sono detta finiamo tutta la scena che avevo in mente. Praticamente una settimana sono riuscita bene o male, scrivendo un po' al mattino, quel poco al pomeriggio, a finire la scena che io avevo in testa. E niente, è andata bene, devo dire, è andata malissimo lunedì. Mattino ho ripreso le redini un po' del lunedì precedente e sono andata avanti a scrivere per concludere un po' tutta la situazione che avevo fatto iniziare una settimana prima. Tirando un po' le redini della conclusione, devo dire che è stata una cosa molto interessante. Da una parte stancantissima perché talmente bello scrivere quando sento lo spirito, l'ispirazione che nasce da dentro di me. Tanto può essere difficile e caustico scrivere quando questo momento di magia non esiste. È stato molto interessante perché comunque, come dicevo, ho anche scritto dell'altro e comunque non ho preso tutto ciò che ho scritto come una cosa definita, come se fosse proprio di roccia, perché era proprio una bozza di qualcosa che io so che potrò trasformare ovviamente. Era proprio l'idea di poter vedere quanto la mia mente potesse lavorare in queste situazioni, a fare il primo passo, insomma. Vedere che cosa si scrive, per poi ovviamente poter sempre migliorare. Ecco qua, io ho già finito, mi è interessato veramente tanto farlo, spero di poterlo fare, anzi lo rifarò molto presto, magari di nuovo assieme a voi, vi farò sapere come va una seconda settimana, una seconda challenge di questo tipo, un 7 giorni scriviamo assieme, una cosa del genere. Per tutti gli amanti della scrittura e della letteratura, ogni tanto si potrebbe fare, che sia scrivere un diario tutti i giorni o anche prendere questo libro e partendo da un piccolo spunto scrivere qualcosa, andare sempre avanti, fare qualcosa, fare un primo passo che è quello più difficile. Io ragazzi vi saluto, non voglio dilungarmi oltre, le promo le ho fatte, ma come sempre controllate giù il link. Se non sei ancora iscritto, iscriviti, metti un bel mi piace, condividi, fai tutto quello che vuoi e spero di vedermi ancora, sinceramente. Vi ringrazio come sempre per essere arrivati alla fine del video assieme a me e fatemi sapere giù nei commenti magari se questo video vi ha interessato, vi è piaciuto. Vi mando un grossissimo, immenso bacione. Alla prossima ragazzi!